delle cose più belle al mondo è quando una persona parla ed è capita. Al contrario, una delle cose più tristi e più amare è quando tu parli e sei frainteso o non sei capito. In effetti, per capirsi occorre una sintonia d'amore. E poi tante volte non basta nemmeno quella, perché anche tra amanti, anche tra sposi, tra innamorati, non sempre è facile capirsi, anzi, io vedo che tra persone che si frequentano, o sposi o amici, quando non c'è intesa, normalmente si dice: dai, spieghiamoci. Il che vuol dire ciascuno dica le sue ragioni e guai se l'altro non le capisce. Spieghiamoci è una parola che io sconsiglio sempre, perché vuol dire andare a litigare. Per questo, quando oggi, leggendo le letture di oggi, mi sono imbattuto nel Salmo 138, sono rimasto incantato. E siccome ho avuto la fortuna di essere qui davanti al tabernacolo a leggerlo, veramente mi ha preso il cuore. Allora, noi l'abbiamo già sentito come salmo responsoriale, ma io vorrei ripetervi qualche parola per sottolineare la grandezza del nostro rapporto con Dio e come mi viene gioia quando sperimento questo e mi viene tristezza quando penso che tantissima gente non l'ha mai provato. Tantissima gente confonde il proprio rapporto con Dio con il pretendere. Tant'è vero che è molto facile sentir dire la gente che dice: io sono arrabbiata con Dio. E com'è difficile incontrare persone che dicono: io col Signore mi capisco al volo. Signore, tu mi scruti e mi conosci. E io mi fermerei già solo su questi due verbi. Quando io leggo i salmi, guardo i verbi, perché ho imparato a scuola che il verbo esprime l'azione del soggetto. E dunque, se io guardo i verbi che Dio compie, io subito comprendo l'azione di Dio nei miei confronti. Mi scruti e mi conosci. Cosa vi devo dire? Io sono affascinato dalla parola di Dio, soprattutto quando la approfondisco in questa maniera nel mio cuore e massimamente davanti al tabernacolo. Tu, Signore, conosci quando mi siedo e quando mi alzo. È come dire dall'A alla Z. Intendi fin da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo dall'A alla Z. Ti sono note tutte le mie vie. E questo è già un versetto bellissimo, avendo in testa quei due verbi: mi scruti e mi conosci. Io non finirei di gustarli, di succhiarli come succhio una caramella per trarre tutto il gusto possibile. Ma continua ancora e dice: la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, la conosci già tutta. Ma che bello, ma che bello. Dio è così intimo a noi, anzi, Dio è così nostro creatore che certe volte noi facciamo dei ragionamenti che durano un baleno, che durano un attimo, e in quell'attimo lì abbiamo capito tutto, ma il Signore l'ha già capito. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Ma che bello! Te lo vedi Dio che ci tesse come faceva le nostre nonne con i ferri? Io ho visto lavorare i ferri. E Dio ci tesse così nel grembo di nostra madre. E sei tu che hai formato i miei reni,
noi oggi consideriamo il cuore la sede dell'amore, no? Per gli antichi la sede dell'amore erano considerati i reni. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Che bello! Dio esperto di aghi, Dio esperto di ricamo. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Ero stato appena concepito, magari mia madre non sapeva ancora di aspettare me, ma Dio mi aveva già creato. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni della mia vita e ancora non ne esisteva nemmeno uno. Non so se sono riuscito a farvi capire almeno un pochino l'emozione del mangiare, del ruminare, del pregare la parola di Dio, soprattutto davanti all'Eucaristia. Tu hai gli occhi sul testo, mediti, gusti, poi alzi gli occhi e vedi il tabernacolo e dici: Gesù, è proprio così, che bello. Thank you.